Ma buongiorno, buongiorno! Quanto tempo? Sì, in effetti è colpa mia. È decisamente colpa mia perché in questi giorni sono andato via, me la sono presa un po' comoda e di conseguenza ho saltato un appuntamento con un video. Prometto che non succederà più, promesso. Oggi sono qua a godermi questa giornata senza far nulla e mi è venuta in mente una storiella, o meglio un esperimento che vorrei condividere con voi. Sapete cosa succede se si mette un rospo all'interno di una pentola con dell'acqua bollente? Beh, il rospo rimarrà fermo, senza fare nulla, ma piano piano cercherà di adattare il suo corpo alla temperatura elevata. E più aumenterà la temperatura, più il rospo cercherà di adattarsi alla situazione critica. Ad un certo punto però il rospo si renderà conto di non potercela più fare e di conseguenza proverà a saltare fuori dalla pentola. Il problema è che il rospo, cercando di adattarsi alla situazione, ha speso tutte le sue energie e di conseguenza rimarrà bloccato all'interno dell'acqua bollente, morendo così senza fare nulla. Qual è la morale di questo esperimento? Che cosa voglio farvi capire? È che molte volte noi cerchiamo di adattarci a situazioni che ci fanno del male. Molte volte accettiamo tutto ciò senza capire che questo nostro atteggiamento non è positivo, anzi, col tempo ci distruggerà piano piano. Quindi cosa voglio dirvi? Non aspettate troppo tempo. Non aspettate che sia troppo tardi. Saltate fuori dalla pentola. Se una situazione non va bene, se una situazione vi fa del male, uscitene. Subito, il prima possibile. Non prendetela come un fallimento. Non è così. Si chiama sopravvivenza. È diverso. C'avevo un insetto in testa. Iniziate a pensare un po' a voi stessi, ecco, prendetela in questo modo. So benissimo che a volte non sia facile, specialmente quando queste situazioni durano da un po' di tempo, anni forse. Però ricordatevi una cosa, anche se adesso vi trovate in un momento buio, in un momento difficile, là fuori c'è qualcosa di meraviglioso che vi sta aspettando. Però dovete essere voi a saltare fuori dalla pentola. Ci siamo capiti? Beh, anche oggi questo video finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto. Nel caso, fatemelo sapere con un like, comunque con un commento. E vi ricordo di iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto. E se vi va, seguitemi anche su Instagram. Mi farebbe molto piacere. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, che dovrebbe essere, secondo i miei calcoli, lunedì. Esatto, lunedì. Bene, al prossimo video. Ciao!